Oh, cari tutti, ragazzi, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Stone. Io sono Genius 39 con questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse 2, ragazzi. Finalmente siamo tornati. Vi ricordo che oggi alle 7:30 sarà il double upload. Ok, è ora di mettersi al lavoro. C'è stata un'altra deviazione della storia. Freezer, l'imperatore galattico. Towa doveva allearsi proprio con lui? Con Tarless e Slug ancora a briglia sciolta, siamo proprio nei guai seri, eh? In più Trunks è ancora sulle tracce di Mira. Non avranno molto stile, ma Trunks e il suo braccio destro sanno come portare a termine una missione. Senza di loro Mira rivolgerà l'attenzione su di te. Sarò pronto ad affrontarla allora. Freezer è un avversario pericoloso, un avversario incredibilmente pericoloso. Ascolta, hai ancora poca esperienza, non fare mossa avventata e cerca di non farti ammazzare. Lo farò, sicuramente, Kaioshin. Se sei preoccupato potresti semplicemente dirlo. Oh, sei zitta! Beh, ti auguro buona fortuna. Va bene, andiamo però. Avanti con la nostra pergamena, andiamo nella saga di Frieza. Guadagnare tempo, la lotta di Nail. Riduce la sua di Frieza a un determinato livello. Combatte finché non è trascorso un certo periodo di tempo. Ai ai ai, condizioni di sconfitta, PS di Nail esauriti. Quindi Nail, chiamalo come vi pare, non deve morire, perché sennò perdiamo anche se siamo ancora vivi noi, va bene? Quindi Nail, fammi combattere solo a me, grazie, perché se io muoio, non muoio perché ho la pozione. Te invece no, e non posso curarti. Quindi stai alla larga. Oh, ok. Mi si era buggato con i comandi, ragazzi, non mi faceva più correre. Non potevo fare lo sprint in aria. Per fortuna adesso posso rifarlo. E vediamo un po' di fare delle wombo combo a Freezer qui, perché già ci ha attaccato alle spalle mentre non potevamo correre. Sei stronzo, Freezer, ovviamente sei subdolo come sempre. Quindi qua intanto potrei continuare delle combo, però non riesco ancora per bene. Ok, Freezer, che cosa vuoi fare, eh? Via qua. L'importante è che Nail non lo attacchi. Se ti attacca lui va benissimo. Appena comincia ad attaccarlo tu diventa un po' un problema. E questo non riesco mai a continuarla, mannaggia. Bisogna ridurre comunque la vita a un certo punto, non bisogna ammazzarlo. E vabbè, qua facciamo le combo combinate. Le wombo combo. Via qua, boom! Pugno nello stomaco. Rimane troppo tempo fermo secondo i miei gusti però, eh. Veramente troppo. Boom, Freezer. Ma veramente ti stiamo ezzando male. E tu saresti Freezer? Serio? Saresti il vero Freezer, l'imperatore? Ok che ancora non ti sei trasformato, però mi sembra un po' una pappamolla. Perché adesso ti fa un bel final flash e muori. E invece no, perché nonostante il final flash lui rimane vivo. Comunque di vigore ha ancora soltanto due tacche, quasi tre. Ah, troppo lontano. Vieni qua. Nail intanto non ha subito danni, questa cosa mi va benissimo, perché nel caso dopo bisogna continuare con la stessa vita, almeno Nail è messo bene. Vai, lampo finale! Dovremmo averla fatta. Non ancora, bisogna sconfiggerlo totalmente. Nail, vuoi sconfiggerlo te? No, lo sconfiggo io, ok? Cambiamo di rompente pure, gli faccio qualsiasi cosa, cioè... Vabbè. Alleluia, ce l'avete fatta a fin di parlare. Freezer se ne va. Ha sconfitto Nail, come ovviamente sarebbe dovuto succedere. Maledetto! A chi? A noi? Sì, Freezer, lo so, t'abbiamo scombinato bene. Siamo tornati al covo del tempo, vediamo cosa ci dicono i Kaioshin. Ciao! Ciao. Già, così abbiamo poco tempo, perché hai richiamato qui il nostro agente? Ok, ci siamo, ora mettiamoci al lavoro. Eh? Ragiona, è semplice, dobbiamo solo tornare un po' più indietro nel tempo, giusto? Oh, perché? È possibile? Non è come imbrogliare? Smettere di parlare Van, vera vecchio. Difendere la storia è il nostro compito solenne, a qualunque costo. Allora, buona fortuna, aspettiamo qui il tuo ritorno. Ok, quindi dobbiamo andare prima del scontro con Nail e bisogna beccare Slug e Tarless, secondo me. Quante sfere c'hanno? Ma che sta da fa? Non so mica così tante, erano più di 7. Anche se non l'ho contata erano più di 7 sicuro. Ah no, ok, adesso sono 7. Avrò visto male io con sto scouter che me l'ha fatta vedere doppio, oppure non lo so. Vabbè, ho aspettato a lungo questo momento. Molto presto, le sfere del drago mi garantiranno l'immortalità. Tutti quanti vogliono l'immortalità, oh. Se mangio abbastanza frutti dell'albero della vita, nemmeno Freezer e Mira saranno in grado di fermarmi. Eliminerò per sempre Kakarot, l'intero universo si prosterà ai miei piedi. Quello è Slug. Eccolo qua.
Le sfere del drago appartengono a me, Tarles. Allora abbiamo lo stesso obiettivo. L'universo era sotto il mio dominio e non c'è posto per te. Se no fa la Civil War Tarles Slug qui. Tanto se arriva a noi e si mette fine a tutti i giochi. Cioè, è inutile che fate tutti questi progetti. Ve li faremo andare in fumo. Di nuovo tu inizi a stancarmi. Che ne dici una tregua temporanea? Prima le cose importanti, giusto? Ci sto. La pagherai per aver interferito con i nostri piani. E invece no, la pagherete voi, mi dispiace. Eccoli che si mangiano il frutto della broda della vita che non c'hanno. Cioè, non so se è un bug, ma hanno tirato fuori la mano senza frutto. Ora ce l'hanno il frutto in mano. Vabbè. Ambizioni maligne. Tarles e Slug. Sconfiggi tutti i nemici. Ok. Ecco che si mangiano il frutto. Adesso diventano overpowered. Ecco. Dai, Gohan. Confido in te. Allora vado su Slug per primo. No! Non osate. Non ho visto se Gohan. Se muore Gohan finisce la missione o no. Non ho visto. Oh, non riesco a colpirli. Mannaggia, dove stanno? Dove sono? Dove mi trovo? Perché non riesco a salire? Ma che cazzo è? Ma non mi dici che mi sono buggato in acqua? Ma come faccio a buggarmi in acqua? Ok, sono buggato in acqua, devo riprovare. Va, combattiamo subito così su Slug, si parte benissimo. Anche se questi qua sono molto resistenti adesso. Non so più delle pappe molle come prima. Ora che hanno mangiato il frutto dell'albero della vita, sono molto più OP di prima. Sta combo mi piace, però è molto molto breve. Dovrei farla dopo aver fatto un'altra combo prima. Carichiamoci un attimo l'aura. Andiamoci contro. No, l'avevo bloccato. Che cos'è sta roba? La continuo a fare. Cioè, se faccio lo scudo e poi faccio la carica col triangolo, fa tipo una carica addosso e tira un calcio. Boh, è strano e figo. Lampo finale, vai! Non l'abbiamo preso. Era lì. No, ci ha fatto la presa. Ci ha fatto... sì, vabbè. Oddio. Fortuna... Perché non lo colpisco? Colpisco sempre dal lato sbagliato. Ma dove sto colpendo? Ma sono scemi tutti quanti. Pure loro mi guardano invece di combattere. Dove stai, Slug? Boom. No, non mi dire che l'ho fatto buggare dentro. Ma perché vi buggate sempre, madonna? Ok, è più facile ammazzarti perché te non ci fai niente. E quindi ti lascio lì e vado da Tarles. Tu non puoi uscire tanto, sei bloccato dentro il muro. Ti abbiamo murato vivo, infatti. Però sta cosa non mi piace, cioè si bugga tutto. Cioè, questa versione PC è tutta buggata. Io non c'ho vigore. Perché non recupero mai il vigore io? Final Flash ora, vai! Preso in pieno. Ora si va di calci così. Fantastico. E poi non sai continuare. Ah, dirompente! Carica massima! Toh, alleluia, ti sei preso. Però non si è continuata la combo. Perché lui indietreggia? Nonostante non lo riusciamo a colpire, lui indietreggia. Lo colpisci, indietreggia. Non attacca, scappa solo. Ma che cazzo di intelligenza artificiale ci hanno messo per il PC? PS mi sembra... Oh, troppo poco. Oh, stava facendo una mossa ora che era praticamente morto. Adesso bisogna andare da Slug. E dove cazzo stava Slug? In che montagna era? Eccolo là. Gohan è morto? Sa di sì, come ha fatto a morire lo sa solo lui. Ok, Slug è qui. Oh, ci riesce a colpire. Però lui non può farci mosse, noi invece sì, quindi boom. Si fa così, si è buggato questo, ragazzi, io non lo so. Finiamolo con l'ultimo lampo finale, mentre lui sta nella montagna, però vabbè. Ciao Slug, è stato un piacere murarti dentro una montagna e poi ammazzarti a sfogliare i lampi finali. Ah! Ora vi incazzate, ah, l'esperimento ha avuto successo. Sì, però uno è scemo che non attacca e indietreggia, l'altro invece si bugga. Ok, comunque che cazzo c'hanno adesso? Siamo da soli? Loro hanno ripreso vita mentre noi no. Ma dove sto colpendo pure io? Ma... No, e Tarles continua a rannarsela soltanto.
Cos'è sta roba? Ma che cos'è, raga? Io non ci sto a capire più niente. Vieni qua, Slug, che ti facciamo un po' di wombo combo, sempre che non ti bughi. Prima stavamo combattendo contro di te e poi all'improvviso ti sei buggato dentro la montagna. Vedi, non fare la stessa fine, perché sennò mi arrabbio. Là, schianto del meteorite! Mi si leva veramente, veramente poco, adesso che c'hanno sto boost. Camminando di rompente! Tarles, non mi rompere, sto facendo un 1v1 con Slug, quindi vedi non scassare la minchia, mi raccomando. E poi si stanno facendo pure delle belle combo sto Slug. Però c'ho Tarles dietro che rompe il cazzo. Runny, anche adesso ti metti di nuovo a runnare, beccati la camma. Io mi carico, yo! Boom. Perché, oh, attenzione, mi ha fatto i punti. Ah no, era il nostro vecchio personaggio. Oddio, Slug. Becca qua, ok. Mi sa che stanno arrivando i rinforzi. Sì, arrivano Trunks e probabilmente anche il mio battugliatore vecchio. No, solo Trunks. Ok, adesso allora si seleziona il primo e si fa il lampo finale che non colpisce nessuno. Kamehameha dirompente! Vai! Trunks, vai su Tarles. Vabbè, Trunks vuole combattere contro Slug. No, Slug però vuole combattere contro di me. E allora decidiamoci, che vogliamo fare, amici? Che vogliamo fare? Oh, finalmente abbiamo risolto. Io contro Slug e Trunks contro Tarles. Almeno quello è quello che penso, perché io sto colpendo il vuoto cosmico, non lo so. Lampo! Finale! Slug è abbastanza imbecille. Vedi tutte le mosse. Carica massima. Kamehameha dirompente, vai! Slug è veramente imbecille. Carica massima di nuovo. Dove vai? Dove vai? Via qua. Final Roof Flash! Preso! Trunks, come te la cavi con Tarles? Sembra che se la stia cavando bene, dai. Becca i colpi, Slug. Ok. Vai! No, devo continuare sta combo, però non mi ricordo mai come si continua. Perché poi facendo pure soltanto 9 FPS mi risulta un po' difficile continuare queste combo lunghe. E quindi mi tocca spammare il lampo finale e colpire Slug. No, ogni volta che lo dico non lo colpisco. Sta a fare la sua mossa finale? Che cazzo è? Ma l'ha finita, cioè ci ha oltrepassati. Era quella roba col braccio allungabile. Eh sì, non la continua. Forse si continua col cerchio, non lo so. Ok, stavolta si è preparato. Ma la prossima volta non andrà così. No, fail mossa. Lampo finale, non posso farlo, abbiamo troppe poche tacche. Vieni qua. E ora ti si conclude col lampo finale, anche se probabilmente si è levato. Infatti si è levato di più. Qua, slaggete. No, non l'abbiamo preso. Vai, la presa. Si ammazza con la presa. Che cosa è successo? Perché lui è volato via quando io ho fatto la presa? Vabbè. Perché rimane immobile mezz'ora? Madonna. Ma muori, Slug. Sì, Trunks, ma non gli ha levato niente a Tarles. Non mi dica che si è buggato. Non è buggato. È Trunks che si è buggato. Madonna santa. Ma perché si buggano tutti? Ma che cazzo c'ha sta versione PC? Seriamente, raga, voi, qualcuno che c'ha la play, che ci gioca sulla Play 4 o sull'Xbox One, mi può dire se ci sono tutti questi bug? Perché mi sembra strano, cazzo. Cioè, soprattutto io becco questi bug. Speriamo che non ci bughi anche a noi, allora, sto Tarles. Prima si è buggato Slug, adesso si è buggato Trunks. Speriamo che non ci si bugga noi. Se si bugga Tarles va bene, perché almeno possiamo ammazzarlo subito. Anche se non è divertente. Però che ci si può fare. Vai, allora carico i pallini, pronto. Vai, raffica di palline. Lui ci ha colpito col... Oddio quanto ci ha levato con una sola mossa. Madonna. Final Flash, colpiscilo. Sì, preso in pieno il nostro amico Tarles. Carica ma... Carica massima, please. Ma che cazzo. Non è fattibile, seriamente. No, Tarles, non ricomincia come prima.
Non ricomincia come prima che ti che indietreggi e basta, dai. Lato lui colpisce dall'altro, però va bene lo stesso, dai. Final flash veloce. Vai. Si è preso, però non basta. Ne serve ancora uno. Devo tirargli qualche calcio e poi fargliela. Anzi, facciamogli la presa e poi lo si fa. Vabbè, facciamo pugni, chi se ne frega. Vai, ora si piglia al volo, guarda. Se è preso al volo dovrebbe essere morto. Dovrebbe essere morto, sì. Super Wombo Combo fatta. Oh, Tarless e Slug fanno le loro mosse finali. E che cazzo stanno facendo? Stanno attaccando noi, facciamo le onde energetiche. Si scontrano, attenzione, e si annullano. No, noi prevaliamo, li sconfiggiamo. Boom, ciao Tarless, ciao Slug. Anche se Trunks non ha fatto niente, che si è buggato sotto al letto del fiume, però va bene. Hanno raggiunto un livello di inaudita potenza, ma non credo abbiano ancora finito. Torno alla ricerca di Mira. Bene, grazie. Lui si fa sì con la testa. Trunks se ne va e noi invece... Raggiungi Gohan e gli altri, lo scontro con Freezer è già iniziato. Il cielo si è appena oscurato, significa che hanno usato le sfere del drago nel suo momento della storia. Quindi Freezer sta per scatenare tutta la sua potenza, fai attenzione. Ok ragazzi, comunque Freezer lo faremo nel prossimo episodio, perché faremo un episodio interamente dedicato a lui, dato che penso ci saranno tante le missioni da fare nella storia principale di questo Dragon Ball, anche perché adesso sto facendo un sacco di frame drop, è pieno di bug in questo momento, quindi magari la prossima volta che lo apro ci saranno meno problemi. Detto questo, noi ci vediamo domani con un prossimo video alle 14.30 di Dragon Ball Xenoverse. Comunque, se questo video ci mette, vi piace mandare se non assisti, passate a Facebook, Instagram, TS, Telegram, che c'è in descrizione, e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi!